Tanto benvenuta a Gigi Mani. Bene. Grazie dell'invito, grazie del titolo che avete scelto, Come rocce fra le rovine. A me viene in mente un libretto che vi consiglio caldamente, ecco, di T.S. Eliot, I cori della rocca. La rocca, chi è la rocca? Per Eliot la rocca è lo straniero, colui che sa fare domande in un mondo che non sa più fare domande, in un mondo in cui vige il divieto di fare domande, avrebbe detto il nostro Del Noce, lo straniero è colui che sa fare domande. E quali domande fa lo straniero? Sono le domande sull'amore, sono le domande sulla vita, sono le domande sulla morte, sono le domande sul caso serio. Noi passiamo la vita nel divertissement, cercando di dimenticarci di chi siamo davvero, delle domande vere del nostro cuore. Passiamo la vita cercando di ingannare le attese, le evidenze, le esigenze fondamentali del nostro essere umano. Poi capita che ti innamori, capita che ti nasce un figlio, capita che muore una persona amata, e improvvisamente ti ritrovi davanti le domande che avevi cercato di evitare. E da lì comincia la vita vera, da lì comincia ad esistere tu come persona, non semplicemente come, come consumatore, come studente, come politico, come professore, come non semplicemente uno dei ruoli che la società ti assegna, comincia a domandarti: ma chi sono io? Cosa voglio io? Che penso io? Per cosa sono pronto a rischiare io? Dove è il mio amore? Diceva Sant'Agostino, amor meus pondus meum. Il mio amore è il mio peso che mi porta là dove lui vuole, dove lui mi attira, là io vado. E viviamo in un'epoca della dimenticanza, l'epoca in cui non si esiste come soggetti, ma si esiste come categoria. Heidegger l'ha categorizzata parlando del man ist, si è, non io sono, ma si è, si pensa, si dice. La tradizione cattolica in questa epoca si pone come un invito a prendere sul serio le domande del proprio cuore, e intorno a noi è l'unico tentativo di dare alle domande del cuore una risposta. Se c'è una chiave dell'insegnamento di Benedetto XVI è questo invito a, primo, prendi sul serio le domande del tuo cuore, e io ti dico in che modo io ho risposto alle domande del mio cuore. La tradizione è la consegna alla generazione successiva di quello che io ho scoperto essere come vero. E la tradizione della Chiesa è il dire che esiste una risposta a queste domande, primo, mentre tutto intorno la commissione generale che non esiste una risposta. È meglio dimenticarle, perché tanto anche se la cerchi una risposta non c'è. Secondo, questa risposta si è fatta prossima. Nella persona di Gesù di Nazareth, Dio si è fatto uomo e incontrando Lui è possibile diventare veramente uomini, diventare pienamente uomini, entrando addirittura nella vita stessa di Dio. Siamo vicini a Natale, questa è la tradizione, questo è il senso del Natale che ci apprestiamo a vivere. Quindi, ottima scelta, abbiamo bisogno di tornare alla rocca. Quello che sa porre domande, ciò che non cambia, perché tutto cambia nella vita, ma c'è qualcosa che non cambia, e quello che non cambia è la vita, è l'amore, è la morte. A proposito, un altro testo che mi permetto di consigliarvi, brevissimo anche questo, ma molto bello, è Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, che anche quello è un grande apologo sull'amore, sulla vita e sulle cose serie, il caso serio, ciò che vale veramente la pena. E vengo poi al titolo che voi mi avete assegnato. Dov'è il titolo? Eccolo. Il ritorno al reale. Anche questo è un bel titolo che evoca il libro di Gustav Thibon.
evoca l'arrivo di Gustave Thibon, ma evoca anche altre due cose. Una, evoca due dei maggiori pensatori del passaggio fra l'Ottocento e il Novecento. Uno è Solovyov, Elementi e principi del ritorno all'evidenza, e l'altro è Edmund Husserl. Il motto di Husserl era proprio Zurück zu den Sachen selbst, tornare alle cose stesse. Viviamo in un mondo pieno di interpretazioni, è molto simile al tema di Eliot, quello di Husserl. Viviamo in un mondo pieno di interpretazioni e dobbiamo interpretare. L'uomo è un animale che interpreta, l'ha detto Gadamer e ha ragione. Noi non possiamo vivere senza interpretare. Tuttavia, dobbiamo anche avere gli occhi attenti, le orecchie attente a sentire la risposta della realtà alle nostre interpretazioni. L'interpretazione non è un dato definitivo, l'interpretazione è una ipotesi che va messa alla prova. Tanti anni fa io ho formulato l'ipotesi che una certa biondina che frequentava il mio primo seminario, quello che ho fatto all'università, mi amasse e che io amassi lei e ci siamo sposati. È un'ipotesi che la realtà ha confermato, ma avrei potuto anche benissimo non confermarla, perché quella biondina avrei potuto dirmi: ma no, ma cosa ti sei messo in testa, non è vero niente, non ci penso minimamente. Allora, noi formuliamo interpretazioni, ma queste interpretazioni devono essere messe alla prova della realtà, e viviamo in un mondo in cui invece la categoria del reale è stata esclusa e l'interpretazione vive di se stessa, ma allora non diventa mai realtà, perché se sfugge alla prova della realtà non diventa realtà essa stessa. È come il caso di quel tipo il quale un giorno si stupiva perché la sua ragazza lo ha lasciato, e un amico gli ha chiesto: ma tu gliel'avevi detto a lei che era la tua ragazza? No, non gliel'avevo detto. Se non corri il rischio che ti dica di no, se non metti l'interpretazione alla prova della realtà, l'interpretazione rimane per sempre un'interpretazione, non diventa mai realtà essa stessa. Cosa c'entra questo con la domanda che mi ha fatto lui? C'entra. Adesso arriviamo alla domanda. Premetto una cosa. Io non sono molto, non riesco a indignarmi molto per questa politica commissariata. Questa politica si è meritata di essere commissariata, e non credo che da questo governo uscirà di nuovo la politica di prima, credo che uscirà fuori un'altra politica. Perché? Perché non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno mondiale. Una figura della politica muore, è finita, non tornerà più. Come è finita, muore, non tornerà più, una forma della nostra società. Non della nostra società italiana, in modo particolare della nostra società italiana, ma non tornerà più una forma della nostra società occidentale. Noi siamo davanti non a una delle tante crisi solite, siamo davanti ad una cesura epocale. Qual è la forma della politica che non torna più? Avete sentito parlare della deideologizzazione? Tutti ci hanno detto che la politica si è deideologizzata, che le ideologie appartengono al passato, che il mondo di oggi è un mondo senza ideologie. Che cos'è una politica deideologizzata? Una volta la politica partiva da una visione dell'uomo, della storia, della società, e si presentava come lo sforzo di riorganizzare la società in funzione di quella visione. Il comunismo era un progetto di riorganizzazione globale della società, ma anche un uomo mite come Giorgio La Pira ha scritto un libretto che si intitola L'architettura cristiana dello Stato. Era l'idea di riorganizzare la società secondo un modello. In questo, in La Pira, meno in Marx, ma non spieghiamo perché, c'era un forte elemento platonico, cioè l'idea, l'ideale, e c'è lo sforzo di organizzare il reale secondo l'idea. Tutto questo è stato cancellato. La caduta delle ideologie, bisognerebbe poi capire cos'è esattamente ideologia, perché questa parola ha assunto molti significati, ma ha finito col coinvolgere anche gli ideali, cioè il principio per cui esiste una idea di giustizia secondo la quale tu poi devi cercare di organizzare l'ordine sociale, che
diciamo così, il principio della filosofia politica di Platone, ma di tutte le filosofie politiche che discendono dalla filosofia politica di Platone. Sull'idea di giustizia tu aggregavi un consenso, chi condivideva l'idea di giustizia condivideva con te un progetto politico. Invece la nuova politica è una politica la quale è fondata su questi principi. Primo, il prodotto interno lordo cresce, la ricchezza cresce, cresce per conto suo, senza bisogno di un particolare intervento per farla crescere. E la crescita del prodotto interno lordo è bene, anzi, la crescita del prodotto interno lordo è il bene. Se tu mostri che il prodotto interno lordo cresce, non hai bisogno di... hai fatto il tuo dovere, anzi no, non hai fatto il tuo dovere, è il presupposto della politica, è il dato. Secondo, la politica vive comprando consenso. Col prodotto interno lordo che cresce, io ho risorse che posso distribuire. La politica si occupa della distribuzione delle risorse. Secondo quale criterio? Il criterio platonico di giustizia? Non proprio. Il criterio della distribuzione delle risorse è quello di comprare il consenso di quelli che poi mi votano. Per essere eletto ho bisogno di voti. In che modo metto assieme i voti? Facendo favori di diverso tipo. Ci sono favori nobili se fai una legge per il sostegno dei disabili, è un favore nobile. E ovviamente tu speri anche che poi i disabili e le loro famiglie ti votino, ma questo mi pare fisiologico. Puoi fare anche delle leggi a favore non dei disabili ma degli abili, anche, magari anche di quelli un po' troppo abili, dei furbi. Puoi fare favori non facendo leggi ma attraverso l'azione amministrativa, facendo vincere degli appalti ai tuoi amici e facendo assumere senza concorso i tuoi amici o alla mia età i figli dei tuoi amici. Alcuni di questi favori sono leciti, altri sono illeciti, ci sono interessi legittimi e interessi illegittimi. Certo, non è la stessa cosa rappresentare gli interessi della mafia e rappresentare gli interessi della Chiesa Cattolica, ed è giusto che la politica sia rappresentanza di interessi, no? Che ogni deputato si dia da fare per avere per il suo territorio o per i suoi gruppi di riferimento una giusta parte della spesa statale. Ma il principio comunque è questo: c'è una spesa statale da ripartire, ci sono dei vantaggi da ripartire sulla base del bilancio dello Stato. La base della politica ideologica, post-ideologica, è che c'è una ricchezza da distribuire. Cosa succede oggi? Che non c'è più una ricchezza da distribuire. Il dato primo e fondamentale che fa morire la politica di prima in Italia, ma anche negli altri paesi, ma l'Italia è un paese in cui le cose, diceva Del Noce, assumono un carattere emblematico, sono più, e per questo diventano anche per certi aspetti più leggibili. È stata più leggibile in Italia la politica post-ideologica, è più leggibile in Italia la crisi della politica post-ideologica. Quella politica lì non funziona più. E insieme con quella politica non funziona un altro tipo di politica strettamente connessa. La politica, una certa idea di politica democratica. Qual è l'idea di politica democratica che ha trionfato? Io mi informo, vedo quello che la gente vuole sentire, magari con i sondaggi, e poi glielo dico, e così aggrego consenso, distribuisco risorse da un lato e dall'altro lato dico alla gente quello che la gente vuole sentire. È più democratico di così? Qual è il problema? Che molte volte quello che la gente vuole sentire non è vero. Noi vorremmo sentire cose che non sono vere. Vorremmo sentire che qualcuno ci dicesse che è possibile aumentare i salari, le pensioni e anche creare le occasioni di lavoro per i giovani. Ci piacerebbe a tutti un programma così, no? Alziamo le pensioni, alziamo i salari e anche creiamo nuove occasioni di lavoro per i giovani. Purtroppo se ve lo dicessi sarei disonesto, non è possibile.
se vuoi investire per creare posti di lavoro per i giovani, devi fare una politica di moderazione salariale e non ti puoi permettere di aumentare le pensioni. Per fare un esempio fra i tanti possibili. Anche quella politica è finita, perché? Perché quello che tu prometti non lo puoi mantenere. Le forze politiche sono abituate a fare promesse e oggi non le possono mantenere, sono in crisi perché non hanno mantenuto le promesse che hanno fatto. Per due motivi, non hanno mantenuto le promesse e non hanno risorse da distribuire. Ecco la crisi della politica, che ha una dimensione occidentale. Qual è la ragione di questa situazione? Ci sono diverse ragioni. Una ragione, forse quella fondamentale, è che si è bloccato un meccanismo di sviluppo economico. Qui il modello, per la verità, non è tanto l'Italia, è piuttosto la Gran Bretagna. L'Italia questo modello lo ha seguito, ma un po' meno di altri paesi. Il modello che si blocca è un modello guidato dalla convinzione, da quello che potremmo chiamare il relativismo economico, cioè la convinzione che la realtà alla fine non esista, esista soltanto l'interpretazione o la rappresentazione, e i padroni della rappresentazione di fatto sono i padroni della realtà. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, 40 anni, cosa succede? Cominciamo con un esempio. Avete visto la crisi finanziaria mondiale. La crisi mondiale inizia come crisi finanziaria. Cosa c'è alla base di questa crisi finanziaria? Una crisi del sistema delle banche. Come funziona una banca? E qui lasciate che io faccia l'elogio della figura del banchiere, che ha come suo santo protettore San Bernardino da Siena, grande santo banchiere. Cosa fa il banchiere? Un certo tipo di banchiere. Il banchiere è uno che raccoglie i risparmi della gente, voi gli portate i soldi, lui li prende e li presta a qualcuno. Qualcuno che ha un progetto per creare ricchezza. Che deve fare il banchiere? Deve valutare il progetto, deve valutare la persona. Lui è un bel tipo, è una persona onesta, i soldi della sua azienda li reinveste nella sua azienda, non c'ha uno stuolo di amanti con le quali spendere i denari. È probabile che il suo progetto abbia successo e che mi restituisca i soldi che gli presto, con i quali conta di creare posti di lavoro, pagare materie prime e così via. È sicuro che li restituisce? Non c'è nulla di sicuro nella vita, perché... Però è probabile. È probabile. Metti che sia io al posto suo, ho dato tutte le garanzie, però esco, mi cade un mattone sulla testa, muoio e i soldi non li restituirò. Quindi c'è sempre un margine di rischio. Cosa fa il banchiere tradizionale? Prende un po' di soldi e li mette da parte come garanzia per il caso che mi capiti un accidente. Per il rischio. Per il rischio. Un margine di rischio c'è sempre, anche col migliore un margine di rischio c'è. Su 100 come me che chiedono un mutuo ce ne sarà uno che non potrà restituire. Poi arriva un altro che è un po' meno, per quello invece dell'1% accantono il 10% e un altro magari vale la pena accantonare il 30%. Costruisco riserve. Ci sono banchieri che fanno così, le banche popolari, le casse di credito rurale e cooperativo, fanno ancora banca nel vecchio modo. È nato un nuovo modo di fare banca, che si è separato dalla realtà, cioè si è separato dalla produzione. Tu vuoi dei denari? Te li do. Invece di accantonare le riserve le distribuisco come utili. Gli utili delle banche sono cresciuti enormemente. Oppure li distribuisco come bonus, premio ai dirigenti della banca. E come faccio a garantirmi contro il rischio che tu non paghi? È semplicissimo. Il debito,
tuo, che è un credito mio, io lo vendo a un terzo. C'è qualcuno che vuole comprare dei titoli che rendono e qualche cosa. E lo assicuro. Pure. Questo viene dopo, aspetta, ecco, dopo arrivo anche a questo. Lo vendo e tu lo compri. Tu lo compri, ma io non ti spiego che è un credito che non verrà pagato. Te lo vendo come un credito che ha buone probabilità di essere pagato. Poi, dice, lo assicuro, un grande banchiere, il più grande banchiere del mondo, si chiama Goldman Sachs. Questi non solo vendevano crediti merci, ma anche in più li assicuravano a favore del poveraccio che aveva comprato il titolo. No, a favore di se stesso. È contro il poveraccio che aveva comprato, scommetto come, contro. Il... Come se tu vendi un'automobile che sai che c'ha lo sterzo rotto e sai che farà un incidente e assicuri te stesso contro il rischio dell'incidente. Adesso hanno pagato una multa di 438 milioni di euro, ma hanno altre 17 cause e io mi auguro che per ognuna di quelle cause paghino altrettanto quanto per la prima. E nasce un nuovo tipo umano. Vi ricordate quando tutti parlavano degli yuppies, young urban professionals, questa nuova categoria? E certo, per le banche la capacità di valutare le persone, la capacità di valutare i crediti, diventava molto meno importante, era più importante avere gente che padroneggiasse le tecniche con le quali tu camuffi un credito marcio per venderlo sul mercato e quindi te ne liberi, ti liberi dal problema della responsabilità. Detto in un altro modo, c'è stata una follia, l'idea che i soldi siano come i conigli. Voi sapete che i conigli, due conigli si riproducono e producono altri conigli, ma i soldi non producono altri soldi. I soldi possono produrre altri soldi provvisoriamente andando a Wall Street a giocare questo gioco o anche andando a Lugano, più semplicemente, più banalmente al casino a giocare alla roulette. Però chi gioca quel gioco lì alla fine perde sempre. Arriva il momento in cui la realtà si vendica dell'eccesso di interpretazione. Questo momento quando arriva? Quando il debito non viene pagato. Finché una banca fa quel gioco lì, passi. È come, immaginate un laghetto, questo laghetto ci sono tante case attorno. Una casa scarica le fogne nel laghetto, l'acqua assorbe il carico batterico e lo depura, non succede niente. Se tutti scaricano nel laghetto, allora il laghetto diventa una fogna. E questo è quello che è successo. La crisi finanziaria nasce dal fatto che si è perso l'etica del sistema bancario, che richiede etica. Nella storia c'è una grande polemica contro le banche. Penso a un poeta come Ezra Pound, che ha scritto pagine feroci contro quei poveri banchieri, rispetto ai quali io mi sento di difendere i banchieri. Alcuni banchieri, sulla moneta, però su altri banchieri invece la critica di Ezra Pound si adatta molto bene. E noi abbiamo avuto il prevalere di un certo tipo di finanza che non ha finanziato la produzione, quindi il problema che abbiamo noi oggi è di riportare nel giusto rapporto produzione e finanza, una finanza che finanzi per l'appunto la produzione. Un altro aspetto del problema è epocale, è che dietro la crisi finanziaria, su questo per chiudere, chi ha capito tutto nel modo migliore è stato Benedetto XVI. Ha fatto un discorso bellissimo in cui ha spiegato che il denaro non è reale, reale è solo Dio. Guardate, non è un'affermazione teologica, è anche un'affermazione economica. Il denaro è un segno di valore. Se dietro il segno non c'è il valore, non è niente. Il denaro è in qualche senso una interpretazione. Se dietro l'interpretazione non c'è la realtà, se l'interpretazione si stacca dalla realtà, il denaro non è nulla. Il lavoro ha più realtà del denaro e Dio ha più denaro, ha più realtà anche del lavoro, perché il lavoro è l'uso del dono che Dio ti fa. Senza il dono non c'è neanche il lavoro. Un altro lato della questione è che i poveri del mondo, contrariamente a una retorica che è diffusissima, i poveri diventano sempre più poveri, i ricchi diventano sempre più ricchi, l'avete sentita questa frase? Certo. Non è vero, è vero il contrario. Negli ultimi anni i poveri del mondo
hanno cominciato, non dirò a diventare ricchi, però perlomeno a lavorare. Non tutti, ahimè, molti in Africa no, ma in Cina, ma in India, ma in Cile, ma in Argentina, ma in Brasile, in buona parte del mondo, diciamo la maggioranza dei poveri del mondo, approfittando del fatto che si è creato un mercato mondiale, hanno cominciato a lavorare e a fare concorrenza a noi. Cosa succede? Che esistono molti settori merceologici nei quali loro sono più bravi di noi, sono più efficienti di noi. Quali settori? Tutti i settori nei quali prevale la manodopera con scarsa preparazione intellettuale e quindi sono operazioni, con operazioni semplici. Il tessile, non tutto il tessile, tranne quello molto molto pregiato, ma in generale il tessile è uno di questi settori. Cosa è successo negli ultimi anni? Il tessile ha abbandonato l'Italia. Le magliette che avete addosso sono fatte, sono pronto a scommettere, 90 volte su 100 fuori dell'Italia, forse in Cina, forse in Vietnam, forse in Tunisia, forse, ma comunque non in Italia, forse qualcuno anche in Romania, ma no, non in Italia. E questo ci pone davanti a un problema drammatico, perché scuote le basi del nostro benessere. Che fare? Qualcuno, la Lega, dice mettiamo le barriere doganali per impedire a loro di esportare da noi. Non si può fare, non si può fare, non perché l'Unione Europea dice di no, ma non si può fare, primo perché noi vivevamo, perché le nostre magliette le vendevamo anche in America, mica solo in Italia. E se in America comprano magliette cinesi serve a poco che creiamo un piccolo recinto italiano dove non si vendono le magliette cinesi. E in secondo luogo non lo possiamo fare perché sarebbe come dire loro, se volete migliorare le vostre condizioni dovete farci la guerra. Le due guerre mondiali sono nate esattamente da politiche che hanno impedito a alcuni paesi di poter crescere e quindi li hanno condannati a diventare guerrafondai, militaristi, imperialisti e guerrafondai. Che fare? Noi abbiamo davanti la necessità di cambiare politica. Perché la politica deve chiedere sacrifici. Per chiedere sacrifici sono necessarie due cose. Una cosa è necessario avere una visione. Perché chiedo sacrifici a te e non a te? O di più a te che non a te? Noi abbiamo un bilancio in cui si è perso il principio della giustizia retributiva. In linea di principio. Ognuno deve avere in proporzione a quello che dà, questa è la regola. Conosce eccezioni quella regola? Conosce eccezioni. Nella prima comunità cristiana a Gerusalemme vendevano tutto e distribuivano tutto ai poveri. La regola cristiana è stata: c'è qualcosa che è dovuto all'uomo anche se l'uomo non è in grado di dare niente in cambio. Però dopo un poco San Paolo, che andava in giro a predicare il Vangelo, trovava un mare di predicatori itineranti che tutti volevano essere mantenuti dalle comunità delle quali erano ospiti, un sacco di gente che voleva vivere senza lavorare. E allora ha detto alcune parole drammatiche: chi non vuole lavorare, che non mangi. Allora noi dobbiamo essere capaci di distinguere chi è nel bisogno veramente da chi non è nel bisogno. Noi abbiamo oggi una struttura di bilancio in cui, per le ragioni della politica detta prima, distribuire vantaggi a tutti, noi abbiamo tanti soldi onestamente che vanno ai poveri, che vanno mantenuti, se possibile aumentati, ma anche tanti soldi che vanno ai ricchi, che andrebbero tagliati. C'è il problema di ricostruire un criterio di giustizia distributiva, non secondo la forza delle categorie che chiedono, ma secondo una visione di una società giusta. Perché si è perso il consenso? Perché manca la base del consenso. Chi oggi in Italia parla di giustizia e dei criteri di una società giusta? Solo il Papa. Per il resto, l'idea che la politica deve basarsi su un criterio di giustizia si è perduta. Bisogna riportarlo nella politica. Abbiamo bisogno di un'altra politica, abbiamo bisogno di una politica nuova. Si parla tanto di valori in politica oggi, perché? Abbiamo bisogno di valori
perché la vecchia politica, quella fondata sulla distribuzione, è morta. E la nuova politica, quella che comincia col chiedere sacrifici, ha bisogno di avere criteri per distribuire i sacrifici. Questo è il primo punto. In secondo luogo, c'è un problema ancora più radicale. In un mondo in cui la vecchia divisione del lavoro è saltata e non tornerà più, tutti noi vorremmo tornare a prima, quando il comunismo teneva in prigione metà dell'umanità e quella non entrava nel mercato e non ci faceva concorrenza, quando i poveri morivano di fame e noi mandavamo un po' di risorse per fargli le cucine da campo, allora la vita era più facile. Quel mondo non tornerà più. Come facciamo a garantire la vita del nostro paese in un'epoca di accresciuta competizione? La ricchezza non è una somma chiusa. Popoli nuovi che crescono, diventano più ricchi, comprano. Se noi vendiamo a loro, rimaniamo ricchi anche noi, o possiamo diventare ancora più ricchi. Però dobbiamo vendere loro cose che loro non sanno fare. E allora c'è bisogno di un forte investimento sulla cultura, sulla educazione, sulla ricerca scientifica, per fare cose che i cinesi non sanno fare. E quando i cinesi impareranno a fare anche queste cose, dovremo aver fatto un passo in avanti. Ma prima o poi ci raggiungeranno, certo. Però quando ci raggiungeranno, speriamo, loro pagheranno per fare le cose semplici, come il tessile, salari che noi possiamo accettare. Perché ovviamente più cresce la ricchezza della Cina, più inizia anche in Cina il cammino per... Abbiamo però una generazione nella quale dobbiamo affrontare questa sfida. Il problema dell'Europa adesso, il vertice che hanno fatto a Bruxelles, lasciamo perdere se le soluzioni trovate sono adeguate o non adeguate, è stato il ritorno alla realtà. Cominciamo a fare i conti con la realtà. La realtà è questa. Questa è la sfida che ci pone la realtà. Siamo capaci di reggerla? Chiudo ricordando un autore caro a Del Noce, che era Arnold J. Toynbee. Marx diceva che la storia è predeterminata, è fatta, è una necessità. Da questo punto di vista uno potrebbe dire: è venuto il tempo della morte dell'Europa. Toynbee diceva: nella storia affiorano delle sfide, a volte una civilizzazione è capace di rispondere alla sfida, a volte non è capace. L'Europa è capace di rispondere alla sfida oggi? Per rispondere ha bisogno di ritrovare forti valori di riferimento, di riscoprire la roccia, perché bisogna motivare quelli che hanno la mia età a accettare moderazione salariale, restringimento dei consumi, per investire, per creare posti di lavoro per i giovani, che non possono essere posti di lavoro nella pubblica amministrazione, non possono essere posti di lavoro nel tessile, devono essere posti di lavoro in settori nuovi e in cui l'Italia ha un vantaggio competitivo. Ma allora bisogna riformare la scuola, bisogna che andare a scuola torni ad essere una cosa seria, non un modo di socializzare. C'è bisogno di ripristinare in tutta la società un certo sentimento di serietà, confrontarsi con la serietà della vita, l'idea che l'uomo è responsabile, che per andare avanti non basta essere baciati dalla fortuna, perché oggi noi abbiamo un degrado morale in cui moltissimi pensano che la fortuna della vita è trovare qualcuno che ti vede, ti porta in televisione, fai la valletta e poi magari per varie vie costruisci una carriera lì. Non può essere quello l'ideale delle giovani, non può essere l'ideale avere il politico che ti dà un calcio nel sedere e ti manda avanti, perché non può essere così. C'è da ricostruire un sentimento morale della vita, ma c'è da ricostruire un sentimento morale a partire dalla famiglia, perché è evidente che una generazione che non è capace di impegnarsi in un amore per la vita, che non è capace di avere dei figli, non ha la spinta a costruire, cominciando dalla mia generazione, che di figli ne abbiamo avuti pochi,
Beh, io veramente sì, no, ne ho avute parecchie, ma in genere, mediamente ne abbiamo pochi. Tanta gente, perché vedete, avere dei figli, avere dei nipoti, ti dà un diverso orizzonte temporale. Da quando dei nipoti a me interessa quello che succederà alla fine del secolo che è appena iniziato. Prima mi interessava meno. L'orizzonte temporale è limitato all'arco della tua vita. Quando hai dei figli, dei nipoti, si proietta oltre. Diceva Orazio, carpente tua poma nepotes. E Wojtyła in una poesia, pensando patria, ci mostra il re Miesco che guarda i filari degli alberi che lui sta facendo piantare, i cui pomi lui non gusterà. Ora per una generazione che viene dopo. Il restringimento dell'orizzonte temporale che abbiamo vissuto noi fa in modo che abbiamo invece una generazione, la mia, che non si preoccupa di piantare alberi che possono giovare ai nipoti, ma che si preoccupa di consumare non solo i frutti, ma anche gli alberi, lasciando ai nipoti una montagna di debiti. Questo chiede una ricostruzione morale e chiede anche una politica morale. Io non so come ne usciremo, però sono convinto che se ne usciremo, ne usciremo perché avremo ritrovato una economia che sta in rapporto con la realtà e una politica che per stare in rapporto con la realtà ritrova un criterio morale. Del Noce direbbe un ritorno a quella idea platonica di giustizia che è nata smarrita prima nelle ideologie del fine 800, primi 900 e poi nell'ultima ideologia che si è spacciata come non ideologia, che è stata quella della politica post-ideologica. Io mi fermo qui, se volete vado avanti, altrimenti se avete delle domande sono pronto a rispondere. Immagino che ci saranno delle domande, però io vorrò permettermi di iniziarla io la parte del dibattito dopo l'intervento del Presidente Buttiglione, perché la tre giorni del Winter School si intrecciano con il corso di studi politici e il corso di studi politici ha come tema centrale l'Occidente tra dissoluzione e disgregazione. Questa è la tesi, cioè la descrizione della realtà che stiamo vivendo, e si accompagna ad una domanda che cerca di costruire prospettiva: quale ricomposizione etica, politica ed economica? Ora è di tutta evidenza il fatto che all'indomani del crollo del muro di Berlino e quindi della crisi delle ideologie, come tu stesso hai ricordato, del processo di deideologizzazione, tutti credevamo, soprattutto in Occidente, che il pensiero capitalistico, il capitalismo, riuscisse ad offrire un orizzonte di libertà, di prosperità, di dignità dell'uomo, tale da assicurare gli anni a venire per tutti, nella prosperità, nella sicurezza sociale e via di seguito. Così non è stato. A distanza di 20 anni ci misuriamo con le macerie invece del volto oscuro del liberismo, del fallimento del capitalismo. Tanti cominciano a parlare di fallimento del capitalismo quando magari non riflettono bene sul fatto che il capitalismo ha sempre avuto questo volto. Tanti cominciano a parlare del fatto che Marx aveva ragione nell'immaginare, ecco, gli esiti di questo sviluppo insito proprio alle regole di funzionamento del capitale e del capitalismo, e che Marx aveva pure ragione sul fatto che questo capitalismo avrebbe trasformato tutti noi in proletari, che abbiamo adesso l'esigenza primaria di non essere espulsi dal mondo del lavoro, altro che interrogarci sul nostro ruolo nel mondo, nella società, nelle comunità in cui viviamo. Allora, se questo è vero, se questo è il percorso che si è sviluppato almeno negli ultimi, dall'89, quanti anni sono passati? 22 anni, mi chiedo da questo punto di vista qual è
la prospettiva, qual è la proposta, qual è l'identità che potrà intestarsi anche questa ricomposizione etica, politica e anche economica, della quale vorremmo cominciare a vedere o intravedere i contorni. La tradizione cattolica in questo caso può essere la piattaforma intorno alla quale riaggregare una proposta politica che parta dalla verità, da una verità che mette al centro l'uomo, la sua dignità, la dignità della persona, e che sulla dignità della persona costruisce una proposta culturale, politica, che sia coerente, ecco, con questo assunto. Chi riuscirà ad intestarsi, lo ritieni possibile, ecco, questa proposta, e in che termini dovrà farlo per essere credibile rispetto alle macerie, al disincanto, al disgusto che pure tra la gente serpeggia nei confronti dei leader politici, e non ti nascondo anche per quello che io sento attorno a me nei confronti anche di chi i politici hanno, tutti coloro i quali oggi da tecnici stanno prestando la foglia di fico alle responsabilità dei politici, ai politici stessi. Guarda, nel 1991 Giovanni Paolo II ha pubblicato un'enciclica che si intitola Centesimus Annus. In questa enciclica lui indica due alternative. Che succede adesso? C'è la possibilità del trionfo di un capitalismo senza freni, e c'è invece la possibilità di una economia di mercato la quale consideri il primato della persona umana. Qual è la differenza? Il mercato non è un fine, è un mezzo. Il fine è la persona. La politica ha il compito di evitare che la persona venga fatta pezzi del mercato. E ha anche il compito di salvare il mercato, perché il mercato è un meccanismo che, lasciato a se stesso, si autodistrugge. Immaginate un mondo in cui si compra e si vende tutto. Tutto. Anche il sesso, anche l'amore, anche le sentenze dei giudici, anche l'intervento della polizia. Può sopravvivere un mondo così? No, perché il mercato, per funzionare, suppone per esempio che esista una legge la quale è uguale per tutti e che viene amministrata da giudici che non si fanno corrompere. Il mercato, per esistere, suppone che esistano degli uomini i quali hanno la capacità di mantenere la parola data e che vengono fuori da una struttura familiare che dà loro una certa impostazione, che una volta si indicava con la parola onestà, eccetera eccetera eccetera. Un mercato che ignora questo, che si sottrae alla regola morale, è come una stella nova. Avete presente le stelle nuove? Per un periodo bruciano con una luminosità straordinaria e allora abbiamo un'economia di mercato trionfante, che poi dopo si spengono perché hanno consumato i presupposti del loro esistere. Sono come quel buffone del film Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, che sega il ramo sul quale sta seduto, il ramo cade e lui muore. Allora, lì viene indicata un'alternativa. Abbiamo modelli di questa alternativa, abbiamo esempi, e qualche esempio lo abbiamo. Per dire, perché la Germania oggi va con un treno? Perché la Germania ha adottato un modello di economia sociale di mercato che per la verità è un po' vecchiotto, perché deriva non dalla Centesimus Annus, ma pensate, dall'enciclica Quadragesimo Anno, quindi 60 anni prima della Centesimus Annus, che però è diventato il perno di un sistema che è riuscito a tenere la finanza legata all'economia, che è riuscito a mantenere il principio della giustizia retributiva, facendo eccezioni motivate e limitate, che è riuscito a puntare sulla scienza, la conoscenza, e che invece di tentare di fare concorrenza ai cinesi producendo magliette, produce nanotecnologie, biotecnologie, nuove fonti di energia, nuovi materiali, li vende ai cinesi e dai cinesi compra le magliette. Il tema dell'Europa adesso è: come Europa siamo capaci di adottare questo modello? Non proprio questo modello, perché va cambiato. Va cambiato perché non va più bene neanche in Germania, e va cambiato perché non tutta l'Europa è Germania, ma siamo capaci di darci un modello che
aggiorni, magari partendo dal centesimo anno, se non dal quadragesimo anno, aggiorni l'economia sociale di mercato e ci mette in condizione quindi di reggere in un mondo più competitivo e difficile come quello di adesso. E la domanda, chi lo può fare? Perché poi il problema è il soggetto. La mia convinzione è che sia necessario creare una nuova forza politica, attingendo alle forze politiche esistenti, c'è tanta brava gente nelle forze politiche esistenti, ma che occorre che un'area cattolica, che è l'ultima riserva di energie morali del Paese, abbia il coraggio di fare un passo avanti e di candidarsi alla guida del Paese. È un po' anche quello che il Papa da tempo chiede quando parla dell'impegno politico dei cattolici. Abbiamo bisogno di una politica nuova. Chi la può fare? Chi ha un certo tipo di formazione umana? Chi non crede in nulla? Poteva fare bene l'altra politica. Infatti l'altra politica poneva al cattolico che faceva politica un qualche handicap, perché aveva qualche difficoltà in più rispetto agli altri, perché fare quell'altra politica, avere una coscienza cristiana, non era un vantaggio, poteva essere un intralcio. Adesso invece per la nuova politica abbiamo bisogno di gente che abbia coscienza. Allora, l'orizzonte del salvare l'Italia è anche l'orizzonte del costruire una forza politica nuova, la quale si ponga dentro la politica nuova. È possibile? Io penso che è possibile. Il 50% degli italiani non sanno per chi votare. Il consenso politico cammina con il tempo. In genere la gente non si occupa di politica. Si occupa di politica in periodi straordinari. Un periodo straordinario è 1945-48. Alcide De Gasperi per primo vede le caratteristiche della nuova epoca storica, prende le decisioni giuste e il consenso poi si incanala. I suoi successori per molti anni non hanno fatto altro che fare politica ordinaria, quella del io curo il mio collegio, io mi preoccupo di questi, tu ti preoccupi di quelli, vediamo di metterci d'accordo. Poi il mondo è cambiato. Silvio Berlusconi ha visto le caratteristiche di una fase nuova e ha dato alcune risposte. E il consenso e la politica si sono incanalati in quell'alveo per 17 anni. 17 anni. Adesso siamo davanti a una fase nuova. Ed è una fase piena di possibilità, ma anche pericolosa. Perché è pericolosa? Per descrivere un'altra fase d'eccezione, un grande intellettuale e drammaturgo tedesco, Ernst Toller, in Italia è poco noto, è una specie di Bertolt Brecht minore. Ernst Toller descrive la Monaco del 1919 dicendo: qualunque imbroglione, qualunque canaglia che fosse passata agitando uno straccio di bandiera, non importa se nera o rossa, avrebbe subito trovato un mare di gente che lo seguiva. Noi rischiamo di essere in una situazione così. Se i cattolici non hanno la capacità, i cattolici, anche laici, che un certo tipo di laici, perché c'è anche un segmento laico che, ma adesso lo lasciamo per un attimo fuori dalla Costituzione, se i cattolici non hanno la capacità loro di fare una proposta, la gente andrà dietro al primo avventuriero che passa. Che deve fare? Se i medici seri non sono al capestrale del malato, il malato si affiderà agli stregoni.